quattro giochi Rossi, Santoyemma, Senesi, Sini, Tagliabue, Todaro, Tucci, Buccioli, Viganò. Ventisei presenti, la seduta è valida. Ho 5 persone iscritte a parlare, la prima persona è il signor Claudio Sasso, relativamente alla proposta di modifica dello statuto comunale. Accende un camionatore. Sono un commerciante di un come vuoi? Buonasera a tutti, egregi consiglieri, sono Claudio Sasso e io oggi sono qui per sostenere la proposta e l'iniziativa popolare di modifica dello statuto del Comune di Milano che regola la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Voi qui siete chiamati a dare il vostro parere favorevole o sfavorevole e io voglio convincervi, persuadervi che questa proposta a mio parere è utile. Fino ad oggi nello statuto del Comune di Milano si è intesa la partecipazione della cittadinanza alla gestione della cosa pubblica attraverso l'espletazione del voto alle elezioni amministrative. Purtroppo i tempi cambiano velocemente, c'è esigenza di avere un impatto sulla gestione del territorio, delle problematiche che i cittadini sopportano e in tempi molto rapidi. E spesso i cittadini non trovano nelle persone che rappresentano le istituzioni il giusto appoggio che meriterebbero. È per questo che io ritengo personalmente che la modifica di questo statuto sia ormai giunta al... i tempi siano quelli giusti. Perché non si può pensare che un cittadino possa venire a far conoscere la propria idea, il proprio desiderio di cambiamento della città, del proprio territorio, solamente quando, in occasione delle campagne elettorali, incontra i suoi rappresentanti per strada. Il cittadino sente il bisogno di poter dare il proprio contributo, poter mettere a vostra disposizione la propria esperienza attraverso la presentazione di alcune proposte. E qualcuno di voi dice che è utile dare questa opportunità ai cittadini, ma comunque bisogna mantenere il quorum. Purtroppo il quorum è un ostacolo molto difficile da superare, soprattutto per quei comitati che in questi anni abbiamo visto fare molte proposte e che non riescono a raggiungere un tot numero di firme, che poi devono presentare delle proposte in consiglio comunale, devono farsi ascoltare dalla stampa, devono inseguire un giornalista per ottenere un trafiletto nel Corriere Milano e nella 15ª pagina, convincere tutta la popolazione
infrangere il muro dell'indifferenza, a volte anche il pessimismo. La gente ci dice: sì ragazzi, la vostra proposta è ottima, però ma non succederà mai niente, non cambierà, eccetera. Noi ci siamo un po' stufati di dover inseguire il buon senso delle persone, perché quando poi si fa un referendum consultivo come quello che è stato per le proposte presentate nel 2001 per la gestione, le proposte di carattere ambientale, sappiamo tutti che sono rimaste lì nel vuoto, perché i referendum consultivi vengono messi da parte. Invece un referendum deliberativo, chiaramente, nel momento in cui la cittadinanza si esprime e viene messa a conoscenza delle problematiche su cui si vuole votare sì, si vuole votare no, tutti siamo responsabili di convincere, parlare con i nostri vicini, i nostri amici, anche le persone che non conosciamo, e ognuno porta avanti le proprie idee. Questo è il cittadino che sarà invogliato ad andare nella cabina elettorale e dire il proprio sì o il proprio no. E invece adesso viene privilegiata l'indifferenza. Degli argomenti non se ne parla, ognuno conosce il problema della propria zona, e tutto il resto della cittadinanza viene messa all'oscuro. Nel momento in cui invece si abolirà il quorum, ognuno di noi si sentirà in dovere di informare, come detto prima, le persone delle motivazioni a favore o a sfavore di un determinato referendum. Vi esorto dunque a dare il vostro appoggio e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie. C'è un'altra persona che si da parlare, Carmine Vena, sempre relativamente alla proposta di modifica dello statuto del Comune di Milano. Buonasera, signor Presidente, gentilissimi signori consiglieri. Anch'io sono qui per sostenere la proposta di modifica dello statuto del Comune di Milano, che con altri 7.000 cittadini milanesi abbiamo o sottoscritto e appoggiato. Questa modifica, atta a introdurre in particolare il referendum deliberativo vincolante a quorum zero, è una proposta che a mio parere, differentemente da quanto ho sentito in sede di commissione, permetterà di migliorare, a mio modesto parere, il governo della nostra città, e far sì che i cittadini nella loro globalità possano esercitare la sovranità che gli compete in modo diretto, a supporto e per rafforzare quella modalità indiretta espressa invece attraverso il voto e la conseguente elezione dei rappresentanti. In altre parole, estrinsecare in modo completo il significato stesso di democrazia. Questa proposta non è antidemocratica, non va contro la Costituzione né tantomeno e non conforme ai regolamenti comunali, statuto compreso. I referendum di questo tipo, come ho già detto, sono uno strumento di democrazia già utilizzato. Grazie. In altri comuni e regioni italiane. Non sono molti, ma questo significa comunque che non è anticostituzionale. In comuni come San Candido, dove è presente con il quorum al 15%, Ortisei, ad esempio, Lobbiaco, a Vicenza, dove sono presenti al quorum zero, o come della provincia autonoma di Bolzano, dal 6 giugno di quest'anno, col quorum zero. Inoltre, i due pareri formulati dal Collegio dei Garanti del Comune di Milano ne hanno definito la conformità, non solo formale per ciò che riguarda la validità delle firme raccolte, ma anche sostanziale in riferimento agli specifici articoli 15 e 21 dello Statuto del Comune di Milano e degli articoli 6 e 10 del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare del Comune stesso. E come chiaramente indicato nei documenti prodotti dal Collegio dei Garanti in data 20 marzo 2019. Articoli, vi ricordo, che prevedono una verifica di validità e conformità
delle proposte avanzate. Per quel che riguarda il quorum zero e la sua validità, posso dirvi, a mio modesto parere, che è un falso problema. In primo perché, affinché una proposta possa diventare un quesito referendario vero e proprio, richiede una serie di passaggi che, come mi insegnate, qualcuno di voi ha fatto raccolte di firme referendarie, non hanno un facile e scontato superamento. Dopo una prima valutazione di conformità da parte del collegio, vi sono raccolte 1000 firme certificate per la proposizione del quesito, una nuova verifica da parte del collegio su queste firme, la raccolta di ulteriori, ovviamente una volta che il collegio si è espresso positivamente, di ulteriori 15.000 firme, anche in questo caso tutte certificate. E sapete bene che associazioni che non hanno nelle loro fila consiglieri comunali o dipendenti pubblici hanno grosse difficoltà a raccogliere le firme di questo tipo. E tutto questo in un periodo ben definito e a ben guardare ristretto. Anche in considerazione del fatto che le firme devono essere di residenti, cittadini residenti a Milano, non è facile. Già questi sono gli scogli che arginano la proposizione indiscriminata di disparati quesiti. Solo dopo questo iter il quesito diventerà, se dopo ulteriore conferma, referendum su cui la cittadinanza milanese sarà chiamata a esprimersi nei tempi e nelle modalità che dovranno essere indicate nel decreto attuativo necessario nel momento in cui, come speriamo, la nostra richiesta dovesse essere approvata. A quel punto, durante il referendum, riteniamo giusto e corretto, grazie, anche in virtù dell'impegno profuso sia da parte dei promotori che da parte del comune stesso, che tutti i cittadini debbano impegnarsi ad esprimere liberamente la propria opinione, sia nel caso favorevole, vado a concludere, che a maggior ragione nel caso contrario, e che l'astensione di voto sia, come nelle elezioni politiche e amministrative, l'espressione nei fatti di una delega al volere della maggioranza dei cittadini interessata alla cosa pubblica. Vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo, come cittadino, tra l'altro residente di questa zona, di esprimermi in coscienza con parere positivo e far sì che la città di Milano sia ancora una volta un esempio di modernità e di democrazia. Grazie. Desidera parlare il signor Candia, sempre relativamente a questo argomento, in particolare sullo svolgimento delle commissioni, che non hanno prestato l'attenzione necessaria vista l'importanza della delibera proposta. Ricordo che ci sono sempre 5 minuti. Anche meno. Signor Presidente, signori consiglieri, volevo ringraziarvi per l'opportunità che ci date di esprimere la nostra opinione. Anche se parlare è l'unica cosa che ormai ci resta, considerato anche gli sviluppi che abbiamo avuto al governo, molte parole ma pochi fatti. Volevo impostare il mio intervento non per illustrare la proposta di delibera presentata, dato che un cittadino prima di me ha appena spiegato nei dettagli in modo comprensibile anche per noi addetti ai lavori, ma volevo esprimere il mio disappunto su come è stata trattata in commissione una tematica così importante come la modifica di uno statuto che darebbe la possibilità ai cittadini di collaborare al meglio con le istituzioni per uno scopo comune che è il bene della città in cui viviamo. Dal mio punto di vista, questa commissione di zona 9 è stata inaccettabile, con discussioni superficiali, diciamo quasi da bar, e con poca presenza da parte dei consiglieri, con un minimo di consiglieri raggiunto, e basta visionare i video degli interventi per rendersi conto che ai pochi presenti non interessava discutere sugli articoli da modificare ed eventualmente trovare miglioramenti e punti in comune, come invece è stato fatto in altre commissioni di altre zone. Qui in zona 9 i consiglieri discutevano su una proposta che, parole loro, conoscevano poco, non avevano nemmeno letto e quindi non preparati da giudicare. A mio parere si sono emesse sentenze senza reali fondamenti. In alcuni casi è mancato anche il rispetto, come questa sera la gente parla e non si riesce a parlare. Consiglieri che uscivano dall'aula per telefonare e intervenivano su punti già trattati,
altri si svegliavano solamente quando sentivano pronunciare il loro nome, e altri ancora che sembravano conoscere bene la proposta, ma evidentemente per ordini di partito si limitavano ad utilizzare i soliti ritornelli e termini di vecchia politica, ormai morta, ma che aleggia ancora in questa stanza e in questa istituzione. Io non ho ben chiaro come si esprimerà e quale sarà il parere della Commissione, perché mi è sembrato di capire che erano favorevoli a dare strumenti di democrazia diretta ai cittadini, ma nessuno voleva eliminare totalmente il quorum, che sembrava essere il problema principale della discussione, di cui non voglio entrare nei dettagli, altrimenti il tempo a mia disposizione non basterebbe. Ma vorrei sottolineare come in fondo non sia un problema la modifica dello statuto, che darebbe ai cittadini un motivo in più per interagire con le istituzioni. Ma la cosa che mi spaventa sarà la capacità di questa commissione di portare al Consiglio scelte valide che poi interesseranno la vita della città e dei cittadini. Grazie. Signor Bucceri, relativamente invece alla presenza di accampamenti di nomini in via degli Artigianelli. Posso riprendere? Prego. Posso riprendere? Signor Presidente, signor Consiglieri, buonasera. Sono stato delegato da un gruppo di cittadini residenti nella zona Macettini di via Valassina per rappresentare a questo consesso la situazione che si è venuta a creare in via degli Artigianelli, che è una via chiusa alle spalle di via Valassina, dove una situazione che già si era pregiudicata in precedenza, vista la presenza di alcuni furgoni raccontati dai paesi dell'est e con la presenza di persone non meglio identificate che stazionavano e imbarcavano in quella zona, recentemente ha avuto un incremento nella presenza delle persone stabilmente sistemate, soprattutto negli orari serali e durante la notte, in veri e propri accampamenti, in veri e propri campeggi con tanto di falò e con tanto di grigliate all'aperto, di cibaie varie acquistate nel vicino supermercato. Ci troviamo in una situazione di grossa difficoltà, soprattutto con il calare del buio, si avverte una sensazione di insicurezza di uscire nella zona della via Artigianelli, in quanto il numero delle persone presenti, gli atteggiamenti non sono assolutamente affidabili e tranquillizzanti per le persone che passano da quella zona. Oltre a questo, la presenza di queste persone in una zona naturalmente priva di servizi igienici e di altri servizi di assistenza comporta il fatto che sporchino negli angoli con conseguenti effluvi che si formano in tutta la via e soprattutto abbandonino quelli che sono i rifiuti di questo campeggio e di questi barbecue dando lavoro agli spazzini e al personale dell'ANAS che deve passare poi a pulire. Noi ci troviamo veramente molto in imbarazzo, non potendo assumere iniziative specifiche per evitare questo stato di cose. La richiesta è quella di un intervento da parte delle forze dell'ordine già sollecitato e che si è già verificato purtroppo con pochi risultati, in quanto le persone allontanate ritornavano poi il giorno successivo senza particolari preoccupazioni, quindi siamo a sottoporre a questo consiglio la situazione con la richiesta di adottare quelle che possono essere le iniziative previste dalla normativa vigente, limitando il disagio di un gruppo di persone che abita in quella zona. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per la segnalazione. Nunzio Carnevale per la proposta referendum deliberativo senza quorum. Buonasera a tutti.
Anch'io non volevo entrare nel dettaglio della proposta, in quanto è stato, mi sembra che gli esperti tecnici siano già stati illustrati nel migliore dei modi del comitato promotore. Volevo fare due annotazioni circa le riunioni che sono tenute nelle commissioni. Faccio una premessa leggendo due righe. La crisi della politica può essere superata se si mettono in moto processi positivi e di innovazione. Esiste l'esigenza di rilegittimare la politica e questo mette in discussione il ruolo dei partiti. La loro riforma è senza dubbio necessaria, ma passa attraverso la consapevolezza della loro parzialità, della crescita di esperienze politiche in altra forma, con altra modalità. E tuttavia il tema di come si rappresentano idee e bisogni, tanto più per chi non ha voce e potere, è centrale nella democrazia. Oggi ci sono metodi, strumenti, conoscenze per praticare davvero la partecipazione e costruire la democrazia organizzata, la democrazia deliberativa. Ci sono strumenti, il web prima di ogni altro, per la conoscenza, la circolazione delle idee, l'organizzazione orizzontale e non gerarchica. Compito del nuovo comune è costruire procedure deliberative di assunzione delle scelte che incorporino in modo strutturale l'espressione di volontà anche in modo diretto, in un impianto che rimane di democrazia delegata da parte dei cittadini. Queste frasi sono estrapolate dal programma di Pisapia, probabilmente molti di voi si saranno riconosciuti, visto che la maggioranza di questo consiglio ha sottoscritto questo programma. Io purtroppo, vedendo i filmati delle commissioni, sono rimasto un po' scioccato, mi è venuto quasi dubbio sulla reale volontà di proseguire con questi obiettivi. D'accordo, visto esponenti del centro-destra, per i quali una pazzia anche solo pensare che i cittadini possono avere delle proposte, Non condivido questo punto di vista, ma lo capisco. Loro hanno sempre visto una struttura gerarchica, hanno questa impostazione di pensiero, la comprendiamo. Però da esponenti della maggioranza mi aspettavo qualcosa di diverso. Ho visto alcuni consiglieri che hanno fatto accenni alla reale esistenza di un problema di partecipazione, sulla necessità di trovare delle soluzioni, tutto molto astratto. Sarebbe meglio dopo due anni magari trovare delle soluzioni e delle proposte concrete anziché lasciare tutto sulla carta. Da un altro lato, ho visto una chiusura totale, c'è qualcuno che ha sostenuto che l'attuale statuto comprende esattamente quanto contenuto dalla proposta del comitato. Quindi come se da oggi si potesse già fare un referendum deliberativo senza quorum. Ha fatto riferimenti forse anche un po' fuori luogo ad articoli della Costituzione, ha chiamato in causa i pensatori dell'Ottocento, addirittura mi pare un socio degli illustri filosofi, e dall'altro il suo pulpito in stile Maramaionchi ha sentenziato, pur apprezzando le ragioni genuine eccetera eccetera, per me anzi per noi è no. Quindi chiusura totale. Qualcun altro ha detto di tenere le minoranze, io in questi ultimi 20 anni sto tenendo le maggioranze e le minoranze. C'è qualcosa che non va, mi sembra. Cioè, o chi ha redatto 2 o 3 anni fa il programma di Pisapia non aveva visto che lo statuto comprendeva tutto e andava tutto bene, oppure chi l'ha sottoscritto forse sta facendo una marcia indietro, forse si è accorto che non si può togliere quel telo di gomma che tende a soffocare un'espressione di democrazia dal basso, a meno che non sia marcata in un certo modo. Ora, io non voglio accusare, non voglio dire che questo Consiglio di Giona o il Comune di Milano, l'attuale giunta, non coinvolgano i cittadini, assolutamente. Il problema è che io come cittadino non devo poter sperare in una maggioranza che mi dia il permesso di partecipare alla democrazia. Io ho bisogno di regole che mi permettano di farlo a prescindere dalla maggioranza che in questo momento mi sta governando.
No, vabbè, penso di aver detto tutto, grazie. Grande Massimo. Grazie signora Dall'Aglio Massimo, relativamente alle vasche di laminazione di Senago. Presentazione di una valutazione sintetica. Buonasera a tutti. Sono qui perché tra poco, al punto 6, dovrete comunque fare una valutazione per la mozione presentata circa le vostre determinazioni e la salvaguardia del proprio interesse. Come sapete benissimo, c'è un grosso problema, un problema che riguarda le esondazioni che qualche tempo fa vengono molto più spesso, poi sono state organizzate un po' in omiglio, e c'è un progetto per la costruzione di una serie di vasche di laminazione che sono degli enormi catini, che portano, dovrebbero risolvere il problema di guarda. In realtà è stato finanziato e Milano dovrebbe partecipare al finanziamento per la costruzione del solo catino di Senago. In realtà vi abbiamo poi presentato un documento, vi pregherei di leggerlo, un documento abbastanza sintetico, semplice, ed è abbastanza, illustra molto chiaramente che... illustra molto chiaramente che la sola vasca di Senago con questo enorme condotto per il collega Seveso potrebbe risolvere, negli ultimi 10 anni avrebbe risolto 3 esondazioni su 10 avvenute. Questo è un problema, nel senso che noi stiamo investendo dei soldi dello Stato, saranno investiti dei soldi di Milano per non risolvere un problema legato all'esondazione di guarda. Ci sono delle altre soluzioni che abbiamo previsto riguardo al progetto. La cosa che vorremmo poi chiarire, ci sono tanti aspetti da valutare, dall'economicità alla salvaguardia eccetera, ma anche il fatto che 30 milioni che teoricamente il Comune di Milano ha messo come a budget per la salvaguardia del Seveso potrebbero essere investite per dare a Milano un torrente pulito, perché Milano in questo momento non riceve un torrente pulito, ma riceve una fogna abbastanza discutibile e soprattutto una fogna che nessuno in questo momento vuole risolvere. L'unica soluzione è quella di fare un catino e spendere milioni poi per pulire i vari catini, per mandare agli inceneritori rifiuti tossici che vengono contenuti. Non c'è assolutamente un progetto per pulire le acque del Seveso. C'è una direttiva, come sapete, che doveva risolvere nel 2015 i problemi, sono in corso di attuazione ma non sono ancora stati risolti. Io pregherei, se possibile, di fare di tutto per risolvere il problema, non per spendere dei soldi in malo modo, gestendo o spendendo soldi per progetti e per espropri e gestioni un po' lacunose di terreni. Vi ringrazio dell'attenzione. L'ultimo intervento, sempre relativamente... alla modifica dello statuto del Comune di Milano, Andrea Gagliano. Allora, buonasera a tutti, autorità, consiglieri e cittadini. È un grande onore per essere qui ad illustrare i principi che hanno ispirato e ispirano la proposta di modifica dello statuto del Comune di Milano, sottoscritta da quasi 6.000 nostri concittadini. Questa proposta mira ad introdurre, come è stato analizzato anche in Commissione di Centramento, il referendum all'interno del Comune in 3 declinazioni, deliberativo, abrogativo e costruttivo. E in più ad aumentare le firme da 500 a 1.000 prima del vaglio del garanti e poi a abolire il quorum previsto per attualmente il referendum costruttivo e non prevedere alcun quorum per tutte e 3 le declinazioni del referendum.
ho avuto l'onore e l'onore di illustrare questa proposta nel consiglio di zona 2 tre volte in commissione di centramento, dove nella prima seduta si è discusso dei principi, nelle altre due degli articoli, l'11, il 12, il 13, il 14 e il 15, prima il primo articolo e poi gli altri tre nella terza e ultima seduta. E infine si è votato per il giorno fa nel consiglio di zona 2. Io cittadino di zona 9, delegato dal primo firmatario, sono andato lì ad illustrare in zona 2. Il risultato qual è stato? Un parere favorevole della proposta con osservazioni. Io mi chiedo, dato che sembra una proposta che così in concreto, formalmente riguarda solo Milano, in realtà Milano può fare da prevista ad un percorso dove queste tipologie di referendum con queste caratteristiche possono entrare nel dibattito dell'opinione pubblica e anche poi magari portare queste proposte a livello nazionale, perché attualmente è in alcuni, sono in vigore in alcuni comuni del Trentino, cioè comuni. Qui si tratta del primo grande comune e quindi voi consiglieri di zona, che siete in quanto membri del consiglio di zona le persone più vicine ai cittadini, siete chiamati a scrivere pagine di storia. Potete avere questo compito, questa possibilità, questo regalo che viene offerto, di poter essere protagonisti per poter lanciare il cambiamento, una lunga marcia all'interno di questo comune e di questa nazione. Quindi è un grande onore poter illustrare, e io da cittadino di zona 9 mi chiedo perché mai dobbiamo essere superati dalla zona 2 che dà un parere favorevole, e la mia zona dove vivo, dove trascorro la mia vita, la mia giornata lavorativa, quindi per ogni effetti, non deve dare un parere favorevole a questa proposta che non ha nessuna contraindicazione, perché i principi che ispirano la democrazia, la democrazia si può dividere in due filoni, quella rappresentativa e quella diretta. Per quanto riguarda il Comune di Milano, la democrazia rappresentativa ha ampio spazio, la democrazia diretta al momento solo, come testimoniano questi articoli esercitati, solamente un misero referendum costruttivo che non ha alcuna efficacia vincolante, non c'è la parola. In questo modo non verrebbe nemmeno una situazione super sbilanciata, un piano super inclinato, verrebbe un pochino rialzato, non una situazione di pareggio, ma un nuovo spazio maggiore, in assoluto, ma non relativo, alla democrazia diretta, ovvero aggiungere anche del referendum operativo, così come a livello nazionale, il referendum deliberativo, e in più far sì che non vi sia una falsa battaglia, un confronto falsato tra chi indica non partecipare, la cosa più brutta che ci sia in democrazia, a starsene a casa, ad andare al mare, ma un confronto franco, sereno, aperto, leale, tra il sì e il no. Ovvero finalmente si può scegliere, come nel 74 e nell'81, dove nessuno invitò a casa e si scelse e si decide, ci si confrontò un dibattito aperto nell'opinione pubblica. Perché dobbiamo rinunciare a queste cose, mi chiedo? Per quale motivo? Si ha paura forse di sostenere le proprie ragioni? Bisogna rifugiarsi nell'astensionismo? Nel non partecipare al voto? No, io dico, per favore, chi sosterrà un domani su una qualsiasi tematica cittadina e alcune tematiche proprio a garanzia della democrazia rappresentativa sono escluse dalla possibilità di avere un legislativo costruttivo? Io mi chiedo, perché non provare a sostenere le ragioni del sì e le ragioni del no con la forza degli argomenti, ovvero la parte, il nucleo della democrazia, un confronto fra argomenti. Per cortesia, consigliere, ricordo comunque che ci sono a disposizione 5 minuti che sono terminati. Chiedo ugualmente ai consiglieri un po' di rispetto, grazie. Era l'ultimo intervento, passiamo alle mozioni e interrogazioni dei consiglieri. È scritto a parlare il consigliere Pellegrini. Buonasera Presidente, buonasera cittadino. Lei, io mi scuso già adesso perché magari prenderò alcuni minuti, visto che giovedì scorso non c'è stato consiglio e ho un po' di cose da presentare.
innanzitutto ancora lei, Presidente, non ho inviato il solito sollecito, sempre delle interrogazioni a cui stiamo aspettando da parte del Comune di Milano. Presidente, ci sono detto. No, mi piacerebbe anche far guardare il viso, perché magari è mesi che andiamo avanti, visto che sono i cittadini, vogliamo far capire a volte anche ai cittadini che questo consiglio lavora e produce, ma poi aspetta la risposta dal Comune di Milano che non giunge, e noi siamo obbligati settimanalmente a inoltrare le richieste, i solleciti, perché i settori e gli assessorati non ci pensano. Allora, oggi vorrei iniziare con una segnalazione che mi è arrivata dai cittadini di via Arezzo, ci abito pure io, nel parcheggino sotto casa troviamo nel senso che la notte, nelle ore serali, in questa zona si ritrovano gli automobilisti e le proprie amiche, passano le ore, quindi sono le prostitute che tra parentesi esercitano la professione in Fugliatella, in Sarca, e questo è diventato una sosta dove poi chiaramente buttare e sporcare la via anche gli escrementi. Quindi chiediamo al Consiglio di zona di intervenire presso la polizia locale e gli organi per competenti per verificare tale segnalazione e porre fine a questa imbarazzante e disgustante situazione. Passo alla prossima, alla seguente segnalazione, che invece chiede al Consiglio di zona e al Presidente dei settori competenti un intervento di manutenzione e di ripristino del muro perimetrale della scuola materna di via Thomas Mann, che è ormai due mesi che rimane lì nel decoro del quartiere. C'è un muro sgretolato, ormai due mesi, ho fatto anche segnalazione alla Presidente Lo Consolo due mesi fa, chiediamo, visto che i costi non sono particolarmente ingenti, di porre fine a questo degrado, anche questo poco decoro, e rendere dignità ad una scuola che ne ha veramente bisogno. Un'altra interrogazione invece è quella che voglio porre e voglio spiegare. Allora, settimana scorsa abbiamo ricevuto un riscontro da parte dell'assessore Maran che rispondeva ad una di nostra richiesta con un parere negativo per una richiesta di una messa in sicurazione, di una messa in sicurezza di una strada che era via Gioli. La vado a leggere che è più chiara. Premesso che in data 7 marzo 2013 il gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania ha presentato un'interrogazione urgente per appurarsi quanto approvato dalla delibera 333/2012 è stata attuata, considerato che in data 9 settembre è pervenuta presso codesto consiglio risposta da parte dell'assessore Amaro, con la quale comunicava parere negativo dei settori comunali competenti riguardo la posa in opera di bisogno di velocità. Visto che nella suddetta via nel mese di luglio si è predisposto al posizionamento dei dissuasori di velocità e della relativa segnaletica, preso atto che dal riscontro invece pervenuto il 9 settembre si apprendeva invece l'impossibilità di attuare le richieste suggerite dalla delibera, si chiede al Presidente di Zona 9 e all'assessore alla mobilità di Milano e settori competenti di rendere noti i motivi per i quali gli interventi messi in sicurezza della via sono stati realizzati, ma nonostante il parere negativo espresso dei settori comunali competenti. Cioè, in poche parole, la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, però volevo capire come è avvenuto, perché è una cosa abbastanza grave. Invece, un'altra cosa, prima di procedere alla lettura della mozione, volevo prendervi ad ordine di una lettera che stamattina ho scritto a Milano Ristorazione, proprio perché mi sentivo in dovere, visto le mail che ho ricevuto di tanti genitori, tante mamme, che relativamente al 1° di ottobre, dove i bambini sono visti propinare un menù vegano, che leggendo anche oggi dalla stampa e avendo avuto dei colloqui anche con dei consiglieri e dei dipendenti amministrativi di una ristorazione, sia veramente stato un flop. Vado a leggere la lettera velocemente, l'ho indirizzata al presidente di una ristorazione.
ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Milano Costellazione, l'Ufficio Relazione con il Pubblico e al Sindaco Frisapia. Buongiorno, sono genitore di due bambini che usufruiscono della vostra mensa scolastica da più di 11 anni e inoltre riveste anche loro consigliere di zona 9 del Comune di Milano. Mi permetto di sollevare alcune osservazioni che partono da entrambe le posizioni nelle quali mi trovo e hanno come unico obiettivo la salvaguardia del benessere dei bambini. In questi ultimi anni abbiamo notato un incremento sostenuto delle rette mensili, dovuto principalmente ai mancati introiti da parte degli utenti esonerati del pagamento e in particolare da quelli morosi. E questo è un dato, un fatto così evidente che non è necessario consultare i vostri dati contabili. Con il contestuale aumento delle rette sono diminuite le grammature delle porzioni e sono spariti alcuni piatti tradizionali molto apprezzati dai bambini, quali permettevano di ricevere un pasto completo anche quando mangiavano solo il primo piatto. Vedi lasagna, che non viene più l'altro. Il risultato di questo cambiamento di menù è stato l'aumento del cibo avanzato, citato più volte anche dai media. Anche questo facilmente resumibile da un ragionamento logico e non analitico. I bambini non gradiscono nuovi piatti preparati da Milano Ristorazione. Dall'anno scorso, ad aggravare la situazione, è intervenuto l'inserimento dei menù multietnici nell'ottica di favorire l'integrazione multirazziale, che hanno invece favorito il digiuno di numerosissimi bambini. Il 1° ottobre di quest'anno i bambini hanno sperimentato anche il menù vegano. Nella classe di mio figlio su 24 bambini ha mangiato solo un bimbo. Gli altri hanno mangiato pane e acqua come i denti di due anni. L'alimentazione nella scuola è questione fondamentale ed è corretto cercare di migliorare l'offerta dei cibi, variandone anche le proposte. Senza però sconvolgere l'abitudine alimentare dei bambini, mantenendo viva la nostra tradizione gastronomica, che è tra le più sane e apprezzate al mondo. Visto che ci troviamo in argomento, volevo anche segnalare il numero sempre crescente di giorni in cui non viene somministrato il pranzo ai bambini per causa di sciopero o di assemblee del personale di Milano Ristorazione. È lampante che in caso di assemblea il tempo preso al lavoro può essere di 2 o 3 ore, quindi un paio di panini a carico della Milano Ristorazione potrebbero essere preparati per ogni bambino, senza creare disagio materiale ed economico alle famiglie, che peraltro hanno già pagato anticipatamente anche quel pasto. Il primo sciopero, vado a concludere, assemblea di questo anno scolastico è avvenuto il 26 settembre, a soli 8 giorni dall'inizio dell'esperienza. A questo punto gradirai una risposta circostanziata da Milano Ristorazione, non le solite risposte che vengono inviate ai genitori che reclamano e dai dirigenti del comune che dovrebbero sorvegliare e gestire e la gestione di un'azienda a loro partecipata, ma una presa d'atto riguardo a scelte non proprio di buon senso fatto dalla nuova gestione di Milano Ristorazione. Resto in attesa di ricevere un cortese riscontro e poi una potenza salute. Volevo leggere la scusante per rendere conto che questa situazione non è molto accettata sia dai bambini che dalle famiglie dei bambini, quindi chiediamo, questo lo consiglio anche, di farsi partecipare ad una revisione di questi menù e a questa, ad una filosofia diversa che mette al centro il bambino, quindi il bambino nella scelta, e non gli adulti o qualche capriccio di qualche mamma che non ha tempo da altro da dedicare che andare a cambiare il menù. Vado invece a leggere l'ultima mozione che credo sia importante e chiedo ai colleghi di maggioranza, visto che è una mozione che chiede l'urgenza, visto il tema trattato e i cittadini che hanno presentato il problema, chiedo a tutti voi della sinistra, dei Grini, di porre la firma alla maggioranza così che questo problema lo possiamo discutere già stasera, deliberando la mozione, quindi dando urgenza di risoluzione al problema presentato dai cittadini. Vado e arrivo. Penso che da svariato tempo stanzia stabilmente in prossimità degli stati civili presenti in via degli Artigianelli un folto gruppo di nomi. Considerato che nella suddetta area si manifesta una situazione insostenibile sotto il profilo igienico-sanitario, causa abbandono indiscriminato di ogni genere di rifiuto, anche di tipo organico. Considerato che, nonostante le ripetute segnalazioni inviate dai residenti agli organi preposti per l'allontanamento dei nomadi dall'area, la situazione è rimasta ad oggi invariata. Considerato che nei pressi dell'area occupata dai nomadi sono presenti diversi stabili civili
densamente abitati, considerato che i cittadini della zona sono esasperati per la situazione di forte degrado causato dal suddetto abbandono di ogni sorta di rifiuto, anche organico, e dalla situazione di insicurezza del tipo dei cittadini, in particolare nelle ore serali notturne. Appurato che, a fronte di ripetute numerose richieste di intervento adottate dagli uffici comunali competenti in materia, non si sono ottenuti riscontri auspicati, in quanto la situazione segnalata si è sempre ripresentata. Appurato che la via degli Artigianelli è divenuta luogo profondamente degradato e punto di ritrovo ormai abituale dei nomadi e dei loro automezzi, nei quali accendono i falò, cucinano i loro cibari, espletano i loro bisogni fisiologici e infine abbandonano i loro abbondanti rifiuti nell'area occupata. Si chiede al Presidente di Zona 9, all'Assessorato alla Sicurezza del Comune di Milano e al Comandante della Polizia Locale di predisporre intervento mirato volto al definitivo allontanamento dei nomadi presenti nell'area e di conseguente intervento di sanificazione necessario a restituire le normali condizioni igieniche dell'area, prevedendo inoltre maggiori controlli atti ad impedire il ritirarsi di tale condizione. Io passerò alle mani dei colleghi e vi cercherò la firma, così se riusciamo a discutere, a deliberare questa sera, magari anche i nostri cittadini che sono venuti qua a presentare il problema magari possono vivere sereni e in sicurezza. Grazie. Ricordo che la prima ola è dedicata ai consiglieri cittadini che sono per tutti i medici e ai consiglieri. Lo ricordo perché l'ho detto più volte in riunione di capigruppo, vedo che poi in seduta di consiglio nessuno se lo ricorda, non dà la possibilità a tutti i consiglieri, maggioranza, opposizione, di intervenire. E quindi chiedo a ciascuno, in modo tale da poter concedere a tutti il tempo necessario e stare nel nostro regolamento che prevede un'ora, un tempo congruo per ogni intervento. Comunico che chiedo un minuto di silenzio, quando inizieremo, prima di iniziare come di consueto la discussione dei punti scritti all'ordine del giorno, chiedo un minuto di silenzio per la tragedia accorsa ai nostri mari a Lampedusa. Presidente Simi. Sì, grazie, buonasera a tutti. Inizierò con le comunicazioni di rito. Allora, per quanto riguarda la problematica dell'Istituto Figlio Ricci di Asbarbaro, abbiamo attivato la vigilanza urbana che dovrebbe essere uscita in questi giorni, appena arriva il verbale lo comunicheremo, per quanto riguarda la sicurezza degli accessi alla scuola. Poi ho due comunicazioni che vado a leggere, una delle due l'avevo già comunicata in commissione, ma mi sembrava giusto comunicarle anche. Allora, la prima è richiesta modifica strutturale intersezione fondo testi ponale. Sto leggendo una lettera della PC sicurezza urbana e coesione sociale, funzione di polizia locale, servizio comando zona 9, vigilanza del 24 settembre. Con la riapertura al traffico del viale fondo testi, dopo i lavori di costruzione della metropolitana linea 5 e la riorganizzazione del trasporto pubblico di superficie, si è notato ed anche più volte segnalato dai cittadini che allo spostamento della fermata tranviaria della linea 31 oltre all'intersezione in parola non è seguita la modifica strutturale degli spazi traffici proprio in corrispondenza della vecchia fermata. Tale fatto provoca nelle ore di punta a formarsi migliaia di colonne di veicoli sulla carriera laterale a 14 civici dispari del terzo testo, in quanto poco prima del ritorno si è il carico della stessa permettendo il passaggio di una sola corsa dei veicoli. Si chiede pertanto che vengano modificate le isole San Pedroni che erano in precedenza per la vecchia fermata tranviaria e dove inutili, come c'è in tal modo, le due corsie per scorrimi, una per la svolta a sinistra, una per lo scorrimi a destra e o la svolta a destra. Questa è la prima comunicazione. La seconda riguarda sempre... Allora, messa in sicurezza del transito per ogni tunnel FS e via Cialdini. Da diversi anni è sempre la DC sicurezza urbana, la vigilanza urbana, data 25 settembre 2013. Da diversi anni si chiede che il transito dei pedoni lungo il tunnel FS e via Cialdini venga messo in sicurezza, vuoi con la realizzazione di marciapiede almeno su un lato e o in alternativa con la tracciatura raso del percorso pedonale, possibilmente lato civici pari,
prodotto con parigine e ocolo acciaio. Si precisa che il detto tunnel è soggetto ad intesa traffico veicolare. Quindi queste erano le due comunicazioni. Ce n'è un'altra che riguarda invece lo svolgimento della commissione per lunedì prossimo. Lunedì prossimo avremo all'ordine del giorno la problematica ex operatore psichiatrico Paolo Pini. Dopo che questo consiglio di zona si è impegnato negli ultimi due anni a promuovere la rivisitazione del piano di governo del territorio sulle previsioni urbanistiche all'interno del Paolo Pini, evitando il previsto insediamento della provincia, finalmente qualcosa si sta muovendo, nel senso che il Comune di Milano, l'assessorato urbanistica, ci propone, e sarà discusso in lunedì, ve lo leggo tecnicamente, poi lo spiego velocemente, è la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di immobili ed aree ai sensi dell'articolo 136, comma C del DLGS 42/2004, successive modifiche e integrazioni. Cioè in pratica quello che discuteremo lunedì prossimo sarà la posizione di un vincolo ambientale su tutta l'area, sia quello all'interno del perimetro del muro di cinta del Paolo Pini, sia quello all'esterno nell'area ex Pioppeto. Questo è un passaggio molto importante perché di fatto, una volta perfezionato tutto il procedimento, l'area dovrà essere, per qualunque tipo di attività edilizia, essere sottoposta a parere degli uffici competenti. In pratica questo, il DLGS 42/2004 è il cosiddetto codice dei beni ambientali dei beni urbani che vincola gli immobili e le aree di provincia. In ultimo abbiamo iniziato, sto parlando dell'aggiornamento del piano dei servizi, abbiamo iniziato a parlare in commissione territorio, però se mi parlate di suono non riesco a capire, devo essere più concentrato. Stavo dicendo del piano dei servizi, dovremo fare nelle prossime settimane, chiaramente in base anche alle urgenze che man mano arriveranno in commissione territorio, l'aggiornamento dei piani servizi. Comunque, per tutti coloro che volessero documentarsi, tengo a precisare che nel fascicolo presente negli uffici, quindi a disposizione di tutti i consiglieri, è possibile consultare ed eventualmente estrarre copia. C'è un dischetto digitale, quindi si può copiare, attraverso il proprio computer, i vari documenti che servono a documentarsi appunto su quello che sono le informazioni relative al piano dei servizi, alle NIL e tutto quello che riguarda gli argomenti di aggiornamento dei servizi stessi. Quindi a lunedì prossimo vi dico che sarebbe opportuno che chi è interessato a individuare le problematiche relative a Paolo Pini possa essere attento e presente, così possiamo possibilmente settimana prossima, andiamo giovedì prossimo in questo consiglio, approvare la proposta di a posizione di vincolo al Paolo Pini, che mi sembra una cosa molto importante anche a partire da Lorenzo Pini, visto che grazie. In questo momento la provincia sta portando avanti il proprio interesse. Grazie. Capogruppo Melone. Grazie Presidente. Vorrei solo associarmi alla sua richiesta di minuto di silenzio, anche se sono consapevole che con un minuto di silenzio abbiamo solamente un'occasione di riflessione su quello che è la tragedia che è avvenuta oggi, che è una tragedia che sentite a distanza di tre giorni dalla tragedia, anche se dimensioni molto più contenute, ma ogni morte ha valore, perché sono 100 e probabilmente saranno 250 domani, questo ha un significato diverso. Ecco, quello che mi preme è che ognuno di noi, attraverso i suoi rappresentanti nelle istituzioni, si faccia tramite perché il nostro paese modifichi la legislazione sull'immigrazione clandestina e soprattutto da subito eviti quella norma che ha impedito ai pescatori di prestare soccorso a quelle persone che erano in difficoltà perché incorrevano nel reato di favoreggiamento. Naturalmente è un problema che si deve affrontare.
rappresentare il livello europeo perché ha una dimensione internazionale, però ognuno al suo livello può fare qualcosa e anche noi possiamo farci parte di questa modifica di atteggiamento. Grazie. Consigliere Mizzau. Sì, grazie Presidente, volevo comunicare che giovedì scorso si è tenuto un incontro con i docenti del progetto Consiglio delle ragazze e delle ragazze, erano presentate 10 scuole e tra le altre cose abbiamo stabilito che le lezioni alle scuole verranno indette una settimana dal 4 all'8 novembre per poter avere poi i ragazzi eletti e fare il primo incontro qui il 22 novembre, che è il giorno della giornata internazionale dei diritti dei fanciulli. In quella occasione si continuerà il lavoro iniziato lo scorso anno e per il mese di febbraio invece verranno i ragazzi, questi mesi lavoreranno sulla creazione di un logo cittadino della Costituzione delle ragazze e ragazze, a differenza delle 9 zone che hanno 9 loghi, 9 zone diverse che affiancano il logo del comune, si vuole invece per il Consiglio Comunale di ragazze arrivare ad un logo unico per cui verranno proposti dei loghi delle varie scuole, verranno più votati e poi i nostri due luoghi assieme al Chiaggio e alle altre zone verranno poi votati in un'altra occasione per la cittadina. Grazie. Grazie, Presidente Motta. Sì, grazie. Allora, ringrazio i consiglieri che hanno fatto pervenire le indicazioni sulle quali posizionare delle rastrelliere. Vi elenco quello che è la segnalazione, le indicazioni che daremo in rigoroso ordine di codice anagrafico, decisione anagrafico delle aree, e precisando che gli uffici tecnici poi si riservano di contattare e di decidere la posizione, sempre che sia fattibile, per installare la rastrelliera. Quindi la materna di via Guicciardi, l'elementare di via Guicciardi, la biblioteca di via Patinucci, Cassina Anna, biblioteca centro socio per anziani, due rastrelliere nella scuola media di via Asturie, una nel plesso scolastico misto di via Cesari, una nella materna di via Grimm, una all'elementare di via Pianner e una alla media di via Resacca e una all'anagrafe di Passerini. Grazie. Grazie consigliere Nusdei. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo chiedere alla Presidente Simi riguardo alla possibile assemblea che avremo con l'assessore De Cesaris relativamente all'area degli ex gasometri, siccome si è ventilata anche l'idea di avere due possibilità, o di fare assemblea qui in corso di zona o in biblioteca, io chiederei che venga fatta in biblioteca, espressamente che venga fatta in biblioteca, proprio per dare la possibilità a più cittadini di essere presenti, visto che lo spazio qui è abbastanza limitato. E poi volevo far leggere un comunicato riguardo l'interramento della Romonza, che è una delle interventi che vengono fatti in vista dell'evento dell'Expo, il cui slogan è nutrire il pianeta, energia per la vita, ma che in realtà sta portando cementificazioni su tutta l'area milanese e sull'area della provincia di Milano. Quindi come sapete i cittadini hanno sborsato soldi per acquistare con 27 milioni di euro i terreni dell'ex fondazione Fiera
dove verranno costruiti i capannoni, le aree temporanee per ospitare la fiera. Su quelle aree che poi rimarranno quindi in carico al comune, bisogna decidere cosa fare, aree quindi per 600.000 metri quadri. Al confine con l'area col polo feristico c'è un'altra area di 323.000 metri quadri su cui si faranno residenze per 4.000 appartamenti. Oltre a tutto questo scempio ci saranno le superstrade tangenziali e varie autostrade che saranno presenti, costruite sul confine con Milano, la Brebeni, la Pedemontana e la Romonza. A proposito della Romonza, vi leggo un comunicato riguardo all'intenzione, alla richiesta che aveva fatto il comitato all'assessore Marrani. Il comitato per l'interramento della Romonza lotta da oltre 5 anni per il diritto alla salute proprio e dei propri concittadini, una lotta costruttiva che ha portato all'elaborazione a titolo totalmente gratuito di un progetto alternativo, quello che vuole appunto l'interramento della strada al posto della costruzione della sopraelevata. Quindi non si sono schierati contro la strada, hanno soltanto fatto degli studi per proporre un'alternativa a questo progetto. Mercoledì scorso si è svolto l'ennesimo incontro tra i sindaci dei comuni interessati a Paternò Dugnano, la cittadina maggiormente interessata all'opera. A questo incontro era prevista anche la partecipazione dell'assessore Marani, che però ha declinato l'invito 5 ore prima dell'inizio tramite mail. A causa di questa assenza, il giorno dopo sono stati i cittadini a entrare nella casa dei milanesi in consiglio comunale alla ricerca di un incontro a cui il comune di Milano sembrava sfuggire. L'incontro con i consiglieri milanesi ha rivelato quanto questa assemblea, che dovrebbe essere sovrana, fosse invece all'oscuro delle decisioni della giunta. In quell'occasione però i cittadini hanno ottenuto di riallacciare i rapporti con l'assessore Maran, il quale ha inviato i cittadini a un appuntamento telefonico con Confalonieri, numero 2 di Expo, che però non c'è mai stato. Al posto della telefonata attesa è arrivato invece l'annuncio lapidario dato da un semplice funzionario del Comune di Milano al tavolo della conferenza dei servizi che ha riportato testualmente: Milano ha già depositato agli atti il parere favorevole all'opera. Così Milano sottoscrive l'ennesima opera contro la volontà e la salute dei cittadini. Perché si ricordi di cosa stiamo parlando? Si tratta della realizzazione di un'autostrada che nel punto di maggiore impatto conterrà 14 corsie affiancate a cielo aperto, in pieno centro abitato, a 10 metri dalle abitazioni, con ponte strallato alto 40 metri in corrispondenza di Paternò Dugnano, su cui è previsto il transito di 220.000 veicoli al giorno. La sua costruzione coinvolgerà in totale 6 comuni, 5 di loro hanno dato un parere assolutamente negativo, solo Milano ha detto sì. Forse siamo stati troppo grandi per curarci della salute dei nostri cittadini. Forse dovremmo imparare qualcosa dalle amministrazioni più a misura d'uomo. Grazie. Posso? Ho la parola? E sono qui a presentare una mozione riguardo la richiesta di utilizzo gratuito di impianti sportivi per i disabili. Premesso che fino all'anno scorso il Comune di Milano e Milano Sport davano alle associazioni che si occupano di gravi disabilità l'accesso agli impianti sportivi a titolo gratuito per esercizi natatori e abilitativi, rilevato che anche i centri diurni comunali per i disabili non hanno la possibilità di avere gli spazi acqua gratuiti,
visto che il settore Milano Sport e Benessere per la stagione sportiva 2013-2014 non provvederà più al rilascio dei provvedimenti autorizzativi finalizzati all'utilizzo gratuito di impianti sportivi comunali per lo svolgimento di attività socialmente meritevoli, considerato che l'articolo 2 della Costituzione recita: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge e la sua personalità, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Considerato inoltre che i diversamente abili hanno diritto di essere tutelati e ogni buona amministrazione dovrebbe proteggere le fasce più deboli e dare loro la priorità. Osservato che le persone con disabilità hanno il diritto di poter, per un'ora alla settimana almeno, alzarsi dalla propria sedia a rotelle per eseguire esercizi sportivi che hanno una ricaduta fisica e mentale sui soggetti interessati, preso atto che il mancato introito ci sarebbe comunque, visto che le associazioni di volontariato molto spesso non possono pagare l'uso degli impianti e quindi molte di queste rinunciano, ritenuto che i benefici dell'attività sportiva sono innegabili e fanno bene a tutti come prevenzione, ma in particolar modo a chi ha problemi fisici, si chiede al sindaco, al vice sindaco, all'assessore allo sport, all'assessore alle politiche sociali e agli uffici competenti di concedere gli spazi sportivi a titolo gratuito sia alle associazioni di volontariato che si occupano di disabilità e che danno con il loro lavoro un innegabile aiuto sociale, sia ai centri diurni comunali per i disabili. Grazie. Grazie Presidente. Do lettura di una dichiarazione a nome del nostro gruppo in Consiglio di Zona 9. Gay e pedofilo, queste le accuse che il capogruppo della Lega Nord, Alessandro Morelli, muove a Nichi Vendola in sostegno della sua personale lotta contro le addizioni da parte di coppie omosessuali. A tale proposito, la capogruppo di Sera in Consiglio Comunale, Patrizia Quartieri, afferma: non è sufficiente scusarsi con il Presidente Vendola. L'offesa irripetibile postata su Facebook da un ex assessore, ora capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Alessandro Morelli, colpisce tutte le persone civili, non solo quelle omosessuali. L'equazione omosessualità uguale pedofilia, continua Quartieri, può crescere solo nell'ignoranza e nella grettezza di quella politica che non è in grado di confrontarsi sulle idee e slogan in civiltà. Un altro mattone al muro della discriminazione, a cui la Lega non rinuncia. La definizione di pedofilo, riferita a Nichi Vendola in quanto omosessuale, esige una risposta chiara, afferma Luca Gibillini, consigliere comunale di Sel di Milano. Questo è un fatto politico e culturale gravissimo. Tale affermazione è chiaramente incompatibile con qualsiasi ruolo istituzionale, continua Gibillini, e le dimissioni del Consiglio sono per noi l'unica opzione possibile. Nonostante le scuse, peraltro repentinamente rimosse a loro volta dalla pagina Facebook, prosegue Quartieri, va detto che le conseguenze di affermazioni simili non si limitano ai 5 minuti di dibattita mediatica spasmodicamente ricercati a qualsiasi prezzo, anche quella dell'offesa più infame, ma possono indurre comportamenti omofobi violenti, come troppo spesso ci riportano le cronache. Se di questo non ci si rende conto, come si può stare nelle istituzioni? Noi non ci siamo mai sottratti al confronto e al conflitto politico, prosegue il consigliere comunale di Serre, ma questo impantanamento che arriva alla più infame delle accuse, oltre a meritare la querela di Nichi Vendola, necessita una presa di posizione chiara e immediata. In conclusione, non siamo più disposti a tollerare da parte di esponenti leghisti la violenza, il razzismo e le discriminazioni continue, anche per rispetto di milioni di cittadini milanesi, di italiani omosessuali e non solo. Il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà in Consiglio di Zona 9 non può convincersi alla richiesta di dimissioni da parte del gruppo consigliare comunale e della federazione provinciale di Milano di Sinistra Ecologia e Libertà. Mi spiace che a questa dichiarazione non sia presente in aula nessun consigliere della Lega Nord. Evidentemente, probabilmente, anche loro non hanno parole per giustificare le inqualificabili dichiarazioni del loro capogruppo in Consiglio Comunale. Questo da una parte, se volete, mi consola, perché veramente, e concludo,
Noi crediamo, ma lo crediamo tutti, credo, in questo consiglio di zona, che tutto abbia un limite, che il confronto politico esista, lo scontro politico esista, ma quando si va su certi terreni non si è più persone ma soltanto bestie. Grazie. Grazie Presidente, una velocissima comunicazione per quanto riguarda la Commissione Educazione. Nella prossima settimana dovrebbe essere completato, diciamo, lo svuotamento del primo piano della sede provvisoria di Via Paolucci De Carpoli e dovrebbero cominciare i lavori di ristrutturazione che porteranno alla fine, entro dicembre, allo spostamento e allo svuotamento della scuola di Armada. Grazie. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente, buonasera a lei e buonasera agli altri consiglieri. Questa sera non ho fatto nulla di scritto, però visto che le problematiche mi vengono segnalate e purtroppo non ho avuto tempo per sistemarle, inizierei con l'interrogazione che le ho fatto qualche tempo fa verso la fine di maggio di quest'anno, relativa al Corpo Forestale dello Stato, in via Ulisse Salis, via Martini, via Pastro. Continuano i cittadini a chiedermi, visto che oramai anche al suo interno sono cresciute erbacce di notevole identità, tra cui c'è anche la propria, perché è abbastanza evidente. Pertanto chiedo se è possibile saperne di più, anche perché è cosa di pochissimi giorni fa che è stata sfondata una delle paratie che difendeva la struttura da eventuali accessi, e visto e considerato che è solo esclusivamente un rustico, se qualcuno l'avesse occupata, il rischio per la sua salute è molto elevato. Pertanto sarebbe anche il caso di avvisare magari la polizia, per eventualmente l'assessore magari per le politiche sociali, se dovesse esserci la presenza di qualche occupante abusivo di questa struttura, che comunque, anche se non lo è ancora, sarà una struttura militare, pertanto anche con quei risvolti. Collegato a questo, no, sempre comunque alle interrogazioni non risposte, questo mi ha lasciato molto perplesso, ma non è la prima volta che capita. Oggi ho aperto ABC, il giornale di Piazza Luzzani Comasina, dove si parla della Comasina, del campus universitario. Bene Presidente, io nel 2012 le presentai un'interrogazione chiedendole le tempistiche di questa della realizzazione di questa struttura. Io questa interrogazione non ho mai ricevuto risposta, il che tanto fa il paio con tante altre, quindi non è che me ne preoccupavo più di tanto. Ma la cosa più preoccupante è che ABC, finito di stampare il 1 di ottobre, la stessa comunicazione che pubblica ABC noi la riceviamo in data odierna, 3 ottobre. Io vorrei sapere esattamente se è più importante un giornale di zona o i consiglieri della zona stessa. La sollecitazione è arrivata dall'interrogazione la settimana scorsa. Detto questo, la mia interrogazione non ebbe mai risposta. L'interrogazione la settimana scorsa a noi è arrivata la risposta oggi. Al giornale di zona, visto che è stato chiuso il 1 di ottobre, presumo che sia arrivata il 30 settembre o comunque il 1 di ottobre, quindi non so esattamente chi tra noi due, chi tra l'aula e il giornale di zona sia più importante. Io reputo che i consiglieri dovrebbero avere la possibilità di accedere a tutte le informazioni prima magari della stampa. Altre preoccupanti situazioni sono due, sono velocissime, sono di via Vicenza da Serenio. Abbiamo fatto una mozione che abbiamo votato in quest'Aula favorevolmente. La prima la mozione fu fatta dal 17 gennaio 2013, nella quale chiedevamo di riqualificare, aumentando l'illuminazione pubblica, far tracciare le linee per delimitare gli stadi della sosta, far posizionare l'ingresso in una barra di 1,90 m per impedire l'accesso ai mezzi commerciali, del parcheggio della via Giuditta Bassa, angolo di Vicenza da Serena. I cittadini non riescono più a parcheggiare, anche perché,
come lo ripetevo l'altra volta, come lo ripetevo anche nella mozione, come l'ho detto più volte e riportato, le macchine non ci stanno e sono biglietti che parcheggiano anche in maniera non consona. Se si facessero gli stadi e si mettesse almeno la sbarra prima poi di fare tutte le altre cose richieste nella mozione, che costano sicuramente di più, forse sarebbe utile, anche perché io a questa mozione feci un'interrogazione per sapere gli sviluppi il 1° giugno 2013. Anche questa interrogazione ovviamente non ho ricevuto risposta. Come ho detto l'altra volta, la colpa non è sicuramente sua, ma degli assessori che si disinteressano completamente dei problemi, perché lei è solo a mandare immediatamente agli assessorati competenti. L'altra invece riguarda la Seregno in sé. Il ministro Seregno, appena l'amministrazione Pisapia è stata in carica, ha pensato bene di fare quella genialata di rotonda, che va bene, può essere migliore per quanto riguarda la viabilità, ma sicuramente nella condizione nella quale è, non è assolutamente utilizzabile. Nel centro da Seregno, angolo dei sedali, più volte anche il consigliere Mildei è intervenuto sulla questione. L'ego con cui è costruita questa rotonda si sposta, diventa pericoloso, è pericolosissimo per i pedoni attraversare, pozze d'acqua a volontà. Se si fosse lasciato tutto come era prima, sicuramente magari sentiva un po' la viabilità, ma la sicurezza di pedoni, automobilisti, ciclisti e motociclisti era molto più elevata. A maggior ragione io feci un'interrogazione sulla questione il 28 settembre 2012. Benissimo. Lei mi rispose abbastanza seriamente il 13 novembre assicurandomi che la gara d'appalto sarebbe andata prima del 13 novembre, scusate, quando ho pubblicato su internet. Lei mi aveva assicurato che il 26 ottobre dello stesso anno sarebbe stata preparata la gara, sarebbe stato organizzato l'iter per preparare la gara d'appalto. I problemi sono ancora gli stessi, è passato un anno da questa risposta sui miei, della quale sono molto contento perché speravo che finalmente si sarebbe risolto quel problema. Invece purtroppo ad oggi ancora le pericolosità sono le stesse, spero che si intervenga in fretta perché prima o poi qualcuno potrebbe anche rimanere infortunato o peggio. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Sì. Stasera una cosa un po' eccezionale, porto l'istanza ai cittadini come consigliere del centrodestra, non succede mai. Purtroppo faccio un piccolo incis, quest'estate nella zona di Guarda, via Maestri del Lavoro, si sono effettuati un sacco di furti in poco tempo, quindi Maestri del Lavoro sono stati presenti da Maestri del Lavoro 8 furti e via a fianco altri furti, quindi cercate una situazione un po' disagevole. Anche perché in quel caso sono abitate da persone anziane, quindi spaventi, tutto quanto. E facendo un giro in zona, parlando anche con non solo con la polizia locale, ma anche con la polizia di Stato che è intervenuta parecchie volte anche di notte, mi hanno fatto una richiesta, a me quello fanno anche altri piaceri, di poter mettere in quella zona, specialmente nel parcheggio dei resti del lavoro, e nella via Maestri del Lavoro due telecamere di sorveglianza, non è il massimo della vita, lo so, però in questo caso lo dicono che riescono a tenere sotto controllo nel parcheggio prospiciente alle case il via vai di gente che staziona la sera prima o il giorno prima e controlla praticamente gli appartamenti della casa di fronte. Quindi io faccio una richiesta in questo senso di attivare la nostra legge, perché è passato già tanto tempo, di attivarsi al Presidente del Consiglio presso l'Ufficio della Sicurezza Sociale e Coesione Sociale affinché si possa installare due telecamere o una, adesso vediamo un po' come sono, all'interno della via Maestri del Lavoro. Grazie. Grazie Presidente Tucci. Grazie Consigliere. No, intanto una comunicazione in merito al tavolo dello sport che si è tenuto il 27 settembre, al quale apriremo un lavoro in zona che riguarda l'intitolazione degli impianti sportivi a personalità dello sport, a personalità non legate allo sport. Per quanto riguarda le attività sportive vengono suddivise in più sport.
oltre al calcio c'è anche i cosiddetti sport minori. Ovviamente per quanto riguarda il calcio ci sono atleti del Milan e dell'Inter, di altre squadre, ma la cosa che è possibile, che è molto interessante, è che oltre alle donne ci sono anche uomini non sportivi che sono legati a eventi non solo di carattere sociale ma anche di carattere politico, con spessore per quello che hanno contribuito nella loro vita, per chi ci ha lasciato, ma comunque quindi credo che sia importante avviare questo percorso. Lo spunto di questa iniziativa parte dalla zona 7, in un incontro che c'è stato con i presidenti, riportato al tavolo dello sport, condiviso, e quindi su questo lavoreremo. Secondo ho ricevuto sia da alcuni consiglieri ma anche da alcuni cittadini del quartiere Comasina la richiesta di capire quando partiranno i lavori sull'impianto sportivo ex Comasina di Via Salemi, in quanto noi abbiamo fatto una delibera di assegnazione, di condivisione di assegnazione di quell'area a un'associazione sportiva che dovrà sviluppare all'interno di quell'area più discipline e quindi fornire alla cittadinanza e al quartiere un variegato varie proposte appunto di questo tipo. Quindi domani chiederò all'associazione e agli uffici di Palazzo Marino quali sono le cause per un rinvio e per cui non c'è ancora, per il quale non c'è ancora la partenza dei lavori, tenendo presente che l'inaugurazione era prevista per maggio-giugno, quindi bisogna vedere solo la tempistica, per cui vedrò di convocare una commissione, e chiedendo anche alla commissione sport benessere di Palazzo Marino un sopralluogo, perché anche questo mi è stato chiesto, all'interno della piscina Scarioni, adesso che è chiusa, e in procinto di inaugurazione dello spazio del parkour, non tanto per la questione del parkour ma per tutto quello che c'è da mettere a posto all'interno della piscina Scarioni, e quindi vedremo come attivarci. Basta, grazie. Era l'ultimo intervento. Come ho anticipato, facciamo un minuto di silenzio, che certamente, come spiegava bene la capogruppo Merone, è solo simbolico, ma credo che in questi momenti sia importante affermare la necessità di soffermarsi a riflettere su una tragedia così grande.